In questo video vediamo la dimostrazione di questa formula che esprime lo spazio percorso da un oggetto in modo rettilineo uniformemente accelerato o decelerato. Cominciamo con il caso accelerato. Abbiamo una macchina che passa da una velocità iniziale V0 a una velocità finale maggiore, lo fa in un certo tempo delta t, ponendo tempo uguale a 0 all'inizio. Questo delta t coincide con il tempo finale t. E in questo tempo la macchina percorre un certo spazio delta S che dobbiamo calcolare. In questo grafico vediamo la macchina che aumenta la sua velocità nel tempo da V0 a V. La velocità finale è data dalla velocità iniziale più AT. Questa formula già la conosciamo. Per calcolare lo spazio percorso, immaginiamo di sostituire il moto uniformemente accelerato con un moto rettilineo uniforme, che però non avviene con la velocità iniziale v0, ma con una velocità che è la media tra la velocità iniziale e quella finale. Quindi la velocità media è la media aritmetica tra v0 e v. Per esempio, immaginiamo che v0 sia 20 km/h e v sia 30 km/h. Noi immaginiamo che questa macchina vada a velocità costante pari a 25 km/h, la media aritmetica tra la velocità iniziale e finale. Ora che l'abbiamo immaginata come una macchina che va a velocità costante, possiamo applicare la formula del moto rettilineo uniforme per calcolare lo spazio percorso, velocità per tempo. La velocità, abbiamo detto, è la media aritmetica tra la velocità iniziale e quella finale. Sul grafico, la velocità media è questo valore qua, è la media aritmetica fra le due velocità iniziali e finali. Quindi andiamo a sostituire nella formula, al posto di velocità media, V0 più V diviso 2. E poi questa V, la velocità finale, andiamo a sostituirla con V0 più AT. Facciamo i calcoli, quindi V0 più V0 più AT, 2V0 più AT, poi moltiplichiamo per un mezzo e per T e viene V0T più un mezzo AT alla seconda. Quindi abbiamo dimostrato che lo spazio percorso è V0T più un mezzo AT alla seconda. Questa dimostrazione l'abbiamo fatta per il caso del moto rettilineo uniformemente accelerato. Se invece la macchina rallenta uniformemente, quindi uniformemente decelerato, allora noi abbiamo la velocità iniziale che è più grande e la velocità finale che è più piccola. Il grafico è quest'altro, dove vediamo che la velocità scende dal valore iniziale V0 al valore finale V. Di nuovo immaginiamo la macchina che va a velocità costante con la velocità pari al valor medio tra la velocità iniziale e finale, valor medio che è sempre dato dalla media aritmetica tra V0 e V, V0 più V diviso 2. Facciamo i calcoli, soltanto che stavolta la velocità finale non sarà più V0 più AT, ma è V0 meno AT. Quindi compare questo segno meno qui colorato in rosso. Svolgendo i calcoli come prima, otteniamo la formula con il segno meno. Quindi in conclusione abbiamo dimostrato la formula che esprime lo spazio percorso di una macchina dopo un certo tempo t, che viaggia di modo rettilineo uniformemente accelerato o decelerato.